Da paura, voglio bentornati sul canale. C'è stata un'attività solare fortissima in questi giorni. Ho ripreso un'aurora boreale da paura che ora vi mostro subito. Pensavo di riprenderla solo per una notte, in realtà c'è stata pure la notte dopo. Ora vi faccio vedere, mi raccomando, supportami iscrivendoti al canale, commentando e mettendo like. E durante il video vi darò anche qualche consiglio su come cercare e come trovare l'aurora boreale. Allora, oggi siamo usciti a caccia dell'aurora boreale e l'abbiamo vista. Mamma mia, oggi ci siamo congelati le mani perché fa freddissimo, c'è un vento assurdo, si è chiusa la luce, c'è un vento assurdo. Siamo portati 3 piedi, è difficile da tenere fermo perché 3 piedi se ne vola con tutto il telefono. Abbiamo fatto le foto bellissime. Scusa, per una cosa che fa ridere, scusa se ti interrompo. Dimmi. In macchina abbiamo giusto un guanto. Ah, un guanto, per una mano, l'altra un si frega. Comunque io, giusto per festeggiare, ci siamo portati dei dolcetti perché sono un ciccione dell'anima. Allora ho preso questi dolcetti qua a casa. Giustamente questi sono stati presi per celebrare l'aurora, per festeggiare nel caso l'avessimo vista. L'abbiamo vista, quindi tra poco ce li mangeremo. Comunque Carolina vuole farci vedere le foto che ha fatto all'aurora. Sì. Molto contenta di mostrarcelo perché è fiera. Guardate qua che belle foto. Questa è bellissima. Ma addirittura esce fuori fuoco nel video. Poi ci sono queste. Beh, sono le tue che si vedono l'aurora con il cavalletto. Mamma, questa qua è uscita addirittura viola. Bellissima. Cioè, questa non era forte. Quella forte era questa qua. Questa. Mamma mia, guarda quanto era bellissima. Forte. Aspettiamo, ci sarà un'altra ondata sicuramente. Perché il fascio c'è ancora. Vabbè, continuiamo a tenere occhi al cielo. Comunque, io nel caso in cui volete venire in Islanda e fare la foto all'aurora, se avete una macchina fotografica, ovviamente top, portatela perché è buonissima. Però l'iPhone, che sia dal 12 Pro in poi, va benissimo. Perché comunque io tengo un 12 Pro, Carolina c'ha un 15 Pro Max. Sì. Vanno benissimo a fare la foto, anzi, sono spettacolari le foto che si fanno all'aurora con gli iPhone. E ovviamente questo video non è sponsorizzato da Apple. Tra l'altro è uscito il nuovo 16 Pro e non vedo l'ora, sono curioso di vedere come usciranno le foto all'aurora col nuovo iPhone. Sicuramente saranno spettacolari. Sicuro. Comunque noi siamo in macchina che aspettiamo, stiamo pedinando, cacciando l'aurora. Siamo a caccia di aurore boreali. Siamo a caccia di aurora boreale. Abbiamo portato anche il cavalletto, ciò significa che siamo proprio a caccia. Ma assurdo che mi si sono proprio congelate le mani mentre, perché cercavo di tenere il cavalletto fermo, che il vento ce lo faceva volare via. Infatti ci vorrebbe tipo una busta di sassi per tenerlo fermo. Non ce l'abbiamo, purtroppo. Ci abbiamo solo i dolcetti. Quindi appunto, dopo averla vista la prima notte, io pensavo, ok, ho fatto il video da mettere su YouTube, va bene così. In realtà il giorno dopo l'abbiamo vista ancora più forte. Infatti questa cosa mi ha meravigliato molto. Nei video che tra poco vedrete sentirete proprio la mia esaltazione, il mio entusiasmo di questa cosa. Comunque, vabbè, si sapeva anche perché le previsioni dell'aurora boreale di quest'anno erano molto positive. Si diceva che l'aurora boreale sarebbe stata molto forte nel 2024. Da paura, voglio altro giorno, altra aurora. Ci siamo fermati in un posto completamente al buio tra i monti e le pecore. In pratica Carolina c'ha un po' paura, però ha già messo qua il cavalletto pronto per fotografare stasera è l'aurora. stabilissimo, fa addirittura la cosa a 30, no? A 10 come chiedi, guarda. Stasera non c'è in pratica vento e quindi mettendo il telefono per scattare l'aurora boreale possiamo aumentare i tempi di scatto, che ieri sera siamo stati costretti a mettere massimo a 10 secondi, stasera anche a 30, perché appunto il telefono è completamente fermo. Faccio vedere l'aurora come si sta vedendo dal telefono. Comunque è abbastanza intensa. Intanto le pecore di sottofondo che si sentono, però abbiamo una bella attività stasera. Senti la pecora. Guarda Guardate qua, voglio che foto che è uscita.
Cioè, stupenda. Wow, aiuto, si vede addirittura nel video. Assurdo, devo per forza condividere questo momento con voi. Carolina è incredula. Guardate qua dalle foto come escono. Cioè, guardate l'aurora. Ma cos'è? Ma no, cos'è? Cioè, è troppo luminoso. Addirittura nel video esce tutta. Sembra proprio una luce. È il sole, in effetti, però col buio è. No, aiuto. L'aurora boreale è assurda. È assurda proprio, tutto mamma, verde il cielo. Guarda là! Oddio! Mamma mia, ma cos'è? È un sogno. Guarda qua! Cioè, siamo proprio sotto l'aurora. Siamo proprio sotto, guardate qua il raggio. È completamente a cascata su di noi. È la seconda guarda volta! Guarda qua! Madonna mia, assurda, bellissima! Assurda, no! Guarda la viola! È viola! Amore! Guarda là! È fortissima! Guarda là! Oddio! Guarda come si muove! Guarda la viola fuori! Guarda qua, guarda qua, guarda qua! Guarda qua. Oh, wow, wow. Oh no! Mamma! Guarda là, guarda là! Oddio! Guarda! Oddio! No! È scoppiata! È scoppiato! Ma amore, metti. Aspetta, amore, sto facendo. Metti il cavalletto girato verso l'alto. Puoi spiegare ai miei iscritti al canale come si usa questa applicazione che ti ho insegnato ad usare? Sì, allora. L'applicazione si chiama Aurora Forecast. Forecast. E allora qua ti dice l'indice KP, che adesso è a 4, che indica quanto forte sarà l'aurora. Può arrivare fino a un massimale di. Quanto? 9, ok. Questa sera portava massimale di 7. Infatti noi quando siamo arrivati penso che su un KPI 6-7 l'abbiamo visto. Poi se clicchi qua puoi vedere la mappa dell'aurora. Adesso noi siamo nel colore rosso. Quindi super aurora in pratica. Quindi super aurora. Poi c'è il colore giallo e poi c'è il colore verde che diciamo è minimo. Puoi vedere fin dove va l'America settentrionale, eccetera eccetera. Poi puoi vedere anche le migliori posizioni. Ah, infatti io mi sono dimenticata di farlo. E puoi indicare che in questo momento hai visto l'aurora, che quindi è un buon punto di osservazione. Infatti qua fa vedere che a Gistadir l'hanno vista, a Ofn l'hanno vista e soprattutto nella zona sud dell'Islanda, che diciamo è la zona migliore per vedere l'aurora boreale. Infatti noi le migliori le abbiamo viste in questa zona qua, specialmente nella zona di Selfos. E poi qua puoi vedere la webcam in tempo reale. Mm-hmm. Quindi eccola qua, anche se io non la uso tanto perché alla fine fa vedere in Svezia. Ma ah, Ella, amore, fa vedere a Ella in Islanda. La cosa essenziale sono che noi usiamo di più le previsioni. Quindi per esempio adesso da ora il 95% la probabilità, quindi sì, noi fino adesso l'abbiamo vista già 4-5 volte, quindi appare scompare. Poi c'è la copertura nuvolosa stasera, quindi per il momento c'è il 0% perché c'è molto vento. E in questo momento si può vedere a KP realistico a 4, però qua dice che verso mezzanotte si può vedere a livello 6, KP 6. Mm-hmm. E domani c'è la possibilità di vederla sia domani che dopodomani. E qua ci sono tutti i giorni indicati. Una cosa molto interessante, voglio farvi vedere che se premiamo nuvole ti fa vedere la mappa dell'Islanda. E in pratica quando è bianco vuol dire che non ci sono nuvole, quando è verde vuol dire che sono la copertura nuvolosa. Ovviamente se c'è tutto verde non si vede niente, quindi adesso noi siamo nella parte bianca e quindi sicuramente ci sarà l'aurora con le previsioni del tempo. Quindi a mezzanotte, luna, le due, vedete l'Islanda è tutta quanta scoperta, quindi ci sono buone probabilità di vederla se c'è appunto un KP alto. Stasera adesso sta a 4, stasera addirittura a 6 verso mezzanotte. Infatti noi staremo qua fino a mezzanotte, adesso sono le 23, quindi staremo qua fino macchina. Sì. Ok, quindi i consigli che vi posso dare, oltre a quello di scaricarvi l'applicazione che vi ho detto, My Aurora Forecast, prima di tutto cercate un posto senza l'inquinamento luminoso.
Questo è quello che dico a tutti: se il cielo è chiaro, si vedono le stelle e c'è attività solare nell'applicazione, allora c'è buona possibilità di vederla. Quindi cercate un bel posto senza luci, completamente buio. Poi vestitevi caldi, coprendo bene le estremità del vostro corpo, come le mani e i piedi, perché si sta tanto tempo fuori dalla macchina e quindi si congela. Come è successo a me la prima notte, mi sono congelato le mani perché appunto c'era un vento assurdo, e la seconda notte, vabbè, è stata un po' più tranquilla, senza vento, quindi molto meglio. Se ti è piaciuto questo video, metti like, iscriviti al canale, commenta, sarò felice di risponderti. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao, adio.